Parliamo di Vigevano. Circondata dai boschi del Parco del Ticino, a soli 30 km da Milano, Vigevano accoglie il visitatore con l'armonia della celebre piazza ducale. Una sinfonia su quattro lati, secondo la definizione del grande maestro Arturo Toscanini. La città di origine longobarda, che nasce come luogo fortificato corrispondente all'attuale cortile del castello. Successivamente si sviluppa il borgo esterno, le cui case ed edifici sorgono sul luogo oggi occupato dalla famosa Piazza Ducale. Piazza Ducale è stata ideata come ingresso d'onore all'imponente castello, che per estensione è uno dei più grandi d'Europa ed è in fase avanzata di restauro e di riuso grazie all'organizzazione di mostre e all'apertura di spazi espositivi. La cucina di Vigevano e del suo territorio vede nel riso il suo ingrediente principe, a cui si abbinano prodotti quali il salame d'oca, il figadei, cioè il salume a base di fegato di maiale, prodotto d'eco del comune di Vigevano, il salam d'aduia e prodotti tipici dell'orto, la cipolla rossa di Breme, la zucca bertagnina di Dorno e l'asparago bianco di Cilavegna. Tra il XIV e XV secolo, il borgo di Vigevano inizia la sua trasformazione in residenza estiva. Un delizioso soggiorno per gli svaghi e gli ozi della corte ducale. Il castello viene adibito a dimora di prestigio grazie all'opera di artisti come Bramante. La piazza ducale, in scenografico spazio libero da case ed edifici, regale atrio d'ingresso al castello. Nel 1530 Vigevano ottiene il titolo di città con una propria sede vescovile. Da Ludovico il Moro e Eleonora Duse allo scrittore Lucio Mastronardi sono tanti i personaggi che hanno visto la luce in una città ancora oggi nota in tutto il mondo per la produzione di scarpe di qualità e per la sua industria meccano-calzaturiera. Nel corso del secolo scorso, infatti, si è sviluppata un'industria calzaturiera che ha fatto di Vigevano uno dei più importanti distretti industriali italiani per la presenza della filiera calzaturiera. A testimonianza di questa importante presenza industriale è aperto nel castello l'unico museo pubblico italiano della calzatura, che tra le sue sezioni vede anche quella dedicata alla creazione e alla diffusione del tacco a spillo. Oggi la produzione legata al sistema calzaturiero, pur ridimensionata, rappresenta ancora una componente importante dell'industria cittadina, mantenendo dei punti di eccellenza a livello nazionale e internazionale. Alle porte della città è situata la Villa Sforzesca con il Colombarone, prototipo della cascina a corte chiusa, tipica della pianura padana. Qui, nei pressi della Sforzesca, il 2 febbraio del 1494 è attestata la presenza di Leonardo da Vinci, che vi studiava il flusso delle acque, dei canali e dei mulini. La Sforzesca, grazie al centro parco, può essere anche il punto di partenza ideale per scoprire le bellezze naturali della Valle del Ticino e immergersi nel fascino dei magnifici e secolari boschi di querce, pioppi tremoli e neri, ontani, tigli e noccioli. Non solo città d'arte, ma anche città d'acque, Vigevano è attraversata da canali ed è bagnata dal fiume Ticino, che circondato da boschi centenari, offre scorci e oasi naturali di indubbio fascino.